Visto che approfittiamo della presenza di Lubrano per fargli fare l'arbitro, visto che abbiamo se c'è un fuorigioco Martinelli e Iezzi qua, i cartellini. Purché mi garantiate che il destino solito degli arbitri poi non venga in qualche modo. Non si preoccupi. Non vuole essere assediato negli spogliatoi da un pubblico inferocito. Hai capito? Però è la domanda, perché sempre di domanda qui parliamo, alla quale uno può rispondere sì, un altro può rispondere no, è libertà di pensiero, è confronto democratico. Però è questa: Berlusconi si trova, insomma, in fuorigioco? Che dici, Giorgio? Iezzi! Direi di no, è una domanda che penso avrete già fatto altre volte in altre occasioni, in altri procedimenti, in altri processi che sono stati fatti a Berlusconi, in altri presunti scandali. Berlusconi è stato dato per morto diverse volte e ciò non è mai successo, quindi io alla domanda rispondo no. Però no, così non lo secco, vedi messo male politicamente. No. Chiedi un po'. Diamo una risposta secca anche a Martinelli, così un assaggio. No, però sì. Direttamente, io credo che comunque Berlusconi sia in realtà fuori gioco con gli italiani che hanno un certo modo di intendere la vita e la moralità pubblica, perché la questione morale purtroppo rimane viva. Il problema è che lui ha attorno tutta questa ressa di cortigiani che lo difendono dal Parlamento fino al mondo del giornalismo e che quindi cercano di appiccicargli addosso delle teorie inesistenti. Peraltro mi viene anche da pensare che nelle intercettazioni è uscita questa queste dichiarazioni di Lele Mora secondo cui secondo cui Lele Mora dice, si raccomandava questa una delle tante ruffiane, no? Vestiti da infermiera con le giarrettiere così ti presenti con lo stetoscopio, perché lui, a lui piace fingere di essere malato, ma questo è malato davvero. Non è che lui, cioè in realtà i cortigiani che attorno cioè, giocano, ma questo è malato davvero. Cioè, voglio dire, un presidente del Consiglio, vuol dire che alla fine ha questa indagine, io credo che non abbia più nessun tipo di credibilità, e come è successo per il presidente di Israele, che peraltro ha preso una condanna o rischia 16 anni di galera per stupro e reati sessuali nei confronti di 7 delle sue 9 segretarie, parliamo del presidente di Israele, appena fu indagato si dimise immediatamente e oggi c'è questo processo in corso. L'Israele ha continuato a vivere, esattamente come in Gran Bretagna, in Francia, ci sono dei parlamentari, esponenti di governo che finiscono sotto processo per molto meno che non per una indagine di prostituzione minorile e si difendono in Parlamento, in tribunale, senza andare a infangare le istituzioni, perché è questo che sta facendo Berlusconi. Allora, dobbiamo dirlo. Andrea, come risponde al nostro sondaggio? Lì parliamo di politica. Volevo aggiungere una cosa a quanto hanno detto sia Igor che Daniele. C'è però una cosa che continuiamo a sottovalutare. C'è una dignità personale che dovrebbe essere in qualche modo salvata. Un uomo che dice di essere così sicuro che tutto quello che gli sta venendo addosso è fango, come se poi lui non sapesse niente delle macchine del fango, dovrebbe avere come gesto spontaneo, immediato, di andare dai giudici e smentire e difendere la sua dignità, la sua onorabilità. Mentre così continua ad essere esposto a questa specie di linciaggio, diciamo. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di rinviare al 25 gennaio ore 14 l'esame degli atti sul caso Ruby, con i quali si chiede di poter perquisire gli uffici del contabile del Premier, Giuseppe Spinelli. Quindi un rinvio lì anche importante, perché le date sono molto importanti, visto che tutto avviene in poche settimane. Una precisazione di veloce, Iezzi, ti prego, dopo, sai che abbiamo il popolo. Velocissimo, se poi magari me la fate spiegare meglio. Sì. Io sono d'accordo con quanto dice Lubrano, nel senso che una persona deve andare dai magistrati a farsi difendere, a meno che non si abbia il dubbio, io penso in questo caso concreto, che i magistrati siano una parte politica in gioco. No, ci sono centinaia di prove. Su questo bisogna ragionare. Scusami, bene. Posso chiudere velocemente? Vai, perché mi ha sentito la gente. Allora, i giudici, i magistrati hanno chiesto il rito immediato, perché le prove a carico di Berlusconi sono così tante e così schiaccianti che non c'è bisogno del rito ordinario. È questa la verità, Iezzi. Però hanno chiesto di fare la perquisizione. Se tu sei onesto e fai informazione, queste cose
cosa vanno dette. Sono così tante le prove schiaccianti che il giudice dice non perdiamo tempo. Facciamo un bel processo breve. Berlusconi ama il processo breve. Andiamo subito a dibattimento. Una precisazione, perché non è vero quello che dice. Se le prove sono così schiaccianti, perché i magistrati hanno la necessità di fare un'ulteriore perquisizione nella casa del segretario di Berlusconi, che è l'oggetto della decisione, la decisione della giunta, la decisione che deve... Allora le prove sono veramente così schiaccianti come vogliono farci credere, oppure non è vero e hanno bisogno facciamo chiarezza, il processo potrà essere celebrato anche senza questa autorizzazione. E allora perché la questa autorizzazione impedita da Spinelli serve ad acquisire per fare un po' di polemica. Signori ospiti, siamo nella presenza di un grande conduttore televisivo. Consentitemi di non alzare la voce, di non fare la rissa. Io, a mio avviso, Berlusconi nella sua vita privata può fare quello che cavolo vuole lui, però l'importante è che si preoccupi anche un pochettino del popolo italiano. Quindi anche le minorenni? Bene? A casa sua può fare quello che vuole, ma che non lo sappia nessuno, in casa sua è libero e indipendente. Anche le bambine? No, è là. Lei ha una figlia, vuole mandargliela? Lei c'ha una figlia, vuole mandargliela? No, come non lo so, ma cosa sta dicendo? Cosa dice? Allora, è un gioco che giochiamo in questo modo. Alcune telefonate vengono condivise, altre no, dagli ospiti. Facciamo parlare la gente e poi eventualmente critichiamo. Dica Domenico. La telefonata. Come minimo devono essere maggiorenne. Come minimo. Ah, ok. Assolutamente un limite. Grazie Domenico. Domenico. E l'ultimissima cosa, se mi è permesso, all'esponente dell'Italia dei Valori volevo dire di pensare a De Magistris, che in questi giorni è stato indagato e è stato rinviato a giudizio e non si è dimesso lui. De Magistris, come mai? De Magistris, ha un rinvio a giudizio per omissione di atti d'ufficio, che è un reato imputabile alla sua attività di PM, che peraltro ricordo che De Magistris a De Magistris sono state levate le inchieste Why Not e Poseidone in maniera illegittima, tanto che l'ex procuratore di Catanzaro Mariano Lombardi, si informi, è stato rinviato per corruzione in atti giudiziari, perché pare che il senatore Pittelli del PDL, amico del suo amico Berlusconi, pare l'abbia corrotto, gli abbia promesso dei favori al procuratore, parliamo di magistrato, della procura di Salerno, quindi De Magistris non si preoccupa, non ha niente da temere. Allora, questa io è la sua risposta, la domanda era pertinente, però devo dire... Io vorrei ricordare che grazie a Calderoli aver bruciato le leggi non c'è più il reato di frode alimentare. Non è vero, falso. Sei un mentitore, professionista. Ha smentito ieri. Adesso me lo fai spiegare, perché così dimostriamo quanto Martinelli sia sbagliando. Non c'è più il reato di banda armata, perché alcuni ragazzi sono imputati per questo reato, per cui si potrà tranquillamente fare banda armata. E inoltre sabato mattina nella Lissone del leghista Fossati sarà inaurata piazza Bettino Craxi, venite alle 10:30, Bettino Craxi, latitante tangentaro morto all'estero nella bella Tunisia, è anche grande statista, voglio precisare una di Craxi, adesso non facciamo bene, Martinelli, se mi fai precisare va bene, a dimostrazione di quanto sia poco affidabile, a dimostrazione di quanto, se posso, se Martinelli mi consente di sbugiardarlo, allora a dimostrazione di quanto Martinelli sia poco affidabile in tutto quello che dice. È sulle agenzie di ieri allora, la precisazione di Calderoli che la sua legge sulla semplificazione ha tolto tutte le leggi antecedenti a una certa data che non ricordo quale, tranne i codici e i testi unici. Il testo sulla contraffazione alimentare è all'interno di un codice, quindi non è stato tolto assolutamente nulla. È sulle agenzie di ieri. Banda armata invece. Allora, Giorgia, il sondaggio, cartellino giallo, cartellino rosso. E il tribunale di Berlusconi. Torniamo al sondaggio. No. Berlusconi in fuorigioco, sì, no, che cosa ha vinto? Lo vediamo insieme. Ha vinto il no per il 55% di voi che ha chiamato.